È stata una sfida tutta al femminile, quella andata in scena al Fish House di Fanno per il secondo quarto di finale di Chef in the City. Nell'ultima serata, dedicata alla gara di cucina amatoriale, si sono sfidate la commerciante albanese, mafanese di adozione, Luglietta Marcu, e l'imprenditrice pesarese Carmen Iacovetti. Alla fine ha avuto la meglio l'antipasto di Luglietta dal titolo Sapori da mare, con calamari freschi scottati su vellutata di verdure con porro, patate e zucca. Un piatto che è riuscito a raccogliere più consensi sia dalla giuria tecnica che da quella popolare. Carmen invece ha presentato un secondo dal titolo Cannocchi in porchetta e lumachine della tradizione. In sostanza il pesce condito con finocchio, aglio, vino bianco e pepe e lumachine con pomodoro accompagnate da zucca e pere gratinate. Ora per completare il tabellone dei quarti di finale mancano le ultime due gare. Mercoledì 11 novembre all'Osteria del Pisello di Sant'Andrea in Villis si affronteranno l'infermiera Urbinate, Chiara Sabati, e la consulente del lavoro di Cartoceto, Maddalena Vampa, mentre giovedì 12 al Galeone sarà la volta dell'agente di commercio fanese Umberto Gennari e del medico del 118 Maria Oliva Poggiani.